Ecco, questa è la nuova abbazia, non visitabile dai turisti, ma solo da monaci ed eventualmente pellegrini che richiedono prima la visita. Mentre sull'altro lato ci sono i resti dell'abbazia distrutta che sono visitabili. Ecco, qui c'è una parte interessante con le piante medicinali, tra cui una particolarmente degna di nota qui nell'angolino. Ovviamente la pianta è molto piccola e non ha ancora fiori. Altro particolare interessante è questa quercia gigante. Questo invece è un museo, un piccolo museo, dove viene spiegato abbastanza dettagliatamente il processo produttivo della birra, ma non è possibile fare video all'interno. Ma qui in fianco c'è una cosa molto interessante. Adesso mi avvicino ed è un buco, in realtà si tratta di una fontana. Fontana di Matilde, si rifà appunto alla leggenda di Matilde di Canossa, c'è anche un bel murales. La leggenda appunto narra del fatto che Matilde di Canossa abbia perso l'anello, a dire il vero me l'aspettavo molto più grande. Questa fontana comunque qui a quanto pare ha perso l'anello che una carpa poi ha riportato a Matilde. La carpa con in bocca l'anello e poi ripresa ovviamente sul logo della birra. Ecco qui, è stato riportato il simbolo anche su questa placca. Come dicevo appunto, queste sono le rovine della vecchia abbazia ed è l'unica parte visitabile. Qui c'è la zona che un tempo era il chiostro. Una delle poche zone dell'abbazia dove si è conservato il tetto. Questo è l'ingresso del birrificio, ma appunto non si può entrare, non si può visitare. Ciò che si può fare è però costeggiarlo. Dietro a queste mura viene prodotta la birra, tra l'altro ci sono alcuni indizi a terra. Provo a fare una registrazione veloce con microfono perché l'audio qui non è ottimale, visto che ho la possibilità di bere direttamente la Orval Vert o Petit Orval, insomma l'Orval a bassa gradazione alcolica fatta esclusivamente per il consumo interno del monastero, dei monaci e di questo caffè, o meglio un ristorante a tutti gli effetti, che c'è esattamente di fronte all'abbazia. Faccio una velocissima scheda tecnica, ovviamente Brasserie d'Orval, Trappista, siamo in Belgio, Abbazia Notre Dame d'Orval appunto, Orval Vert è il nome di questa birra, 4,5 gradi il volume alcolico di questa birra, acquistata appunto qui nel caffè di fronte all'abbazia, 3,60 euro il calice da 25 cl. Bicchiere suggerito ovviamente la Coppa Orval, ma la servono solo in questo formato. Sì, si tratta di un primo assaggio, anche se a dire il vero è il secondo bicchiere che ho ordinato. Il primo serviva giusto per capire se fosse la birra giusta.
Allora, come dicevo, Orval Vert si riconosce anche perché viene servita qui in questo bicchiere che ha appunto la scritta Orval di colore verde, sul retro un logo con due mani, ma che sembrano anche due ali, visto che il caffè dove viene servita questa birra si chiama L'Ange Gardien, quindi l'angelo custode. Ok, possiamo quindi la degustazione vera e propria. Ovviamente manca già un pochino di birra anche nel secondo calice, ma appunto dovevo assicurarmi che fosse buona. Allora, la cosa interessante, se paragonata alla Orval classica, quella venduta normalmente in bottiglia, è che l'intensità aromatica è molto molto più bassa e molto più delicata. Cioè leggero, leggero ovviamente sentore comunque dato dai Brettan & Mincess, e quindi quei profumi da cantina e da muffa, e leggermente si sente anche un luppolo molto erbaceo, però anche in questo caso molto molto leggero, e l'intensità è davvero molto inferiore rispetto all'Orval classica. Anche per quanto riguarda il gusto, l'intensità in bocca effettivamente è un po' più contenuta rispetto all'Orval classica. C'è sempre un'apertura con un classico acido. Anche qui l'intensità è inferiore, meno acida rispetto all'altro Orval, ma un fondo di acido si sente sempre. Un'apertura non eccessivamente maltata e un finale secco, molto secco, come nell'altra Orval. Per quanto riguarda le sensazioni in bocca, carbonazione sempre molto molto intensa, in questo caso è servita direttamente a spina, ma appunto si mantiene un'ottima carbonazione e tutto sommato direi anche l'alcol si sente davvero davvero poco, anzi quasi non si percepisce, infatti appunto è una birra da 4 gradi. Ricapitolando un po', si ricorda sicuramente la classica Orval, ma meno intensa e più leggera in tutto, sia le sensazioni diciamo al naso sia in bocca. Quindi tirano un po' le somme. Allora, una parente sicuramente stretta dell'Orval, quella con etichetta blu, quella da 6 gradi e mezzo, è difficile inquadrare, ricorda tantissimo un Orval giovane, meno intenso, un po' più spenta su tutte le altre cose, quindi aroma e gusto soprattutto. La rende ovviamente più facile da bere, anche il fatto di essere meno acida credo che possa avvicinare molto di più un pubblico non abituato a una birra apprezzata, una birra molto funky, e sicuramente il grado alcolico aiuta a bere ampiamente più di un bicchiere, e questo infatti è il secondo e mezzo per così dire. Questa appunto è la Orval Vert in una edizione un po' fuori dalla solita sede di Skol, quindi Skol.